A Parchi Sharenan il vecchio Rahimullah insegna per pochi afghani, pochi spiccioli, a prendere la mira. Buon tiro, si può fare meglio però. Soffia dentro la canna Rahimullah e prepara il prossimo piombino. L'Afghanistan è un paese dove si impara presto a maneggiare un'arma. A Parchi Sharenan almeno si spara per gioco, il passatempo va avanti per delle ore. In questo parco che si trova nel pieno centro di Kabul, però, esiste anche un altro modo di passare il tempo. Esiste da quando è stato possibile riaprire il club Markazi Shatran, il club centrale degli scacchi. Per Babrak Usman, l'Afghanistan non poteva ricominciare senza gli scacchi. Since four years ago that the Taliban harsh regime. Lo abbiamo riaperto subito, 4 anni fa, quando il regime dei Taliban è stato rovesciato. Quando comandavano loro, nessuno poteva giocare a scacchi. Non lo permettevano, perché erano estremisti, fondamentalisti. Erano contrari all'idea stessa di divertimento, non solo gli scacchi, ma anche tutto il resto. Allo stadio di Kabul, per esempio, si andava ad assistere alle esecuzioni delle condanne. A scacchi si è continuato a giocare segretamente nelle case e con uno spavento enorme. Chi veniva scoperto, infatti, veniva portato con la scacchiera in legno appesa così al collo, nel bazar, ed esposto alle aggressioni dei passanti. Guardate, ha violato la legge islamica. Ma gli scacchi non sono contro l'Islam. Gli scacchi sono arte, sono scienza, gioco, sport. In un paese come il nostro possono essere solo una buona abitudine. Più che una buona abitudine per Hamidullah, campione nazionale dei giovani scacchisti afghani. Un buon giocatore lo vedi prima di tutto dallo stato d'animo. Deve sempre mantenere la calma, mai innervosirsi, esercitarsi regolarmente ogni giorno, anche una buona alimentazione è importante e mantenere la propria forma fisica. L'ha presa proprio sul serio Hamidullah e del resto è la sua prima occasione dopo i campi profughi pakistani dove è cresciuto con altri 8 fratelli. 9 anni ci ha passato dalla grande fuga dei giorni in cui i Taliban presero Kabul. Era il 1996 e la famiglia Sarwari scappò senza neanche chiudere casa per colpa di questa divisa che oggi papà Hamidullah indossa con orgoglio, ma che in quei tempi convulsi poteva costargli la vita, essendo la divisa dei poliziotti di Najibullah, il presidente comunista che gli studenti del Corano cercarono per primo e torturarono a morte. Ricordo il giorno in cui siamo fuggiti da Kabul. Sentivo sparare, sentivo i fischi delle pallottole dappertutto intorno a me. Spaventoso. Salimmo tutti su un camion e scendemmo solo una volta arrivati in Pakistan. Mia madre, un'insegnante, continuò il suo lavoro tra gli sfollati. A noi altri spiegava che i Taliban non volevano che le ragazze frequentassero la scuola, che non pensavano che uomini e donne avessero gli stessi diritti. Per questo, ci diceva, ce ne siamo andati. Quando è arrivato il governo Karzai siamo tornati a Kabul. Ho finito il liceo, lavoro come interprete per gli americani e prendo lezioni di informatica. Ho appena finito quelle di inglese. Ho anche superato gli esami di accesso all'università, studierò ingegneria. Vorrei fare qualcosa per il mio paese. Ci sono tanti palazzi distrutti. Se diventerò un buon ingegnere dovrò innanzitutto ricostruire l'Afghanistan. Quando incontriamo Hamidullah sta per partire per Torino per le Olimpiadi degli scacchi. Quando ti chiederanno dell'Afghanistan, che dirai? Certo dirò qualcosa sul nostro passato, ma cercherò anche di far capire che la situazione, sia pure con difficoltà, sta cambiando. Gli afghani stanno tornando dai paesi vicini, ricostruendo le loro case, le loro vite. I giovani, le giovani, vanno a scuola. Un'istruzione è possibile. Ecco cosa racconterò del mio paese agli italiani. A casa attendono Hamidullah, una mamma schiva, le telecamere e una schiera di indomiti fratellini. Sometimes I'm trying to teach him
A volte provo a insegnare ai più grandi, ma lui non ci lascia mai giocare, prende i pezzi, li lancia. Ecco i miei libri di scacchi. In Afghanistan non si trovano, ho dovuto chiedere ad alcuni amici che viaggiano all'estero di comprarmeli. When I went to India for the chess tournaments, c'era questo giocatore di scacchi della mia età, un indiano. L'ho conosciuto quando sono andato in India per il torneo di scacchi. Ho visto un signore sempre con lui, era un russo, non lo lasciava mai solo, lo faceva esercitare. Allora ho chiesto al ragazzo chi fosse. Mi ha risposto, è il mio allenatore. È un grandmaster, il livello più importante. È venuto apposta dalla Russia per allenarmi. Così ho pensato a me, ai miei libri, che qui non si trovano, altro che allenatore. In Afghanistan I buy books by myself and never have trainer. Le Olimpiadi degli scacchi, il gioco della testa sprofondata tra le mani. A Torino cerchiamo Hamidullah, in punta di piedi però per non disturbare le 145 nazionalità immerse in un silenzio di concentrazione e destrezza. Sulla nascita degli scacchi un po' di storia e tante leggende. Quella che li fa risalire alla guerra di Troia, quella più attendibile di un'origine cinese o indiana. Indubbia l'etimologia persiana. Scacchi viene da Shah, re, scacco matto, da Shahmat, cioè il re è morto. E dall'antico Iran arriva anche una novella che piacque a Dante degli scacchi, grande appassionato. Dice che quando il saggio Sissa li inventò, chiese a ricompensa un chicco di grano sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, raddoppiando sempre sino alla 64esima. E i granai del re alla fine rimasero vuoti. Come il medagliere degli afghani, arrivati solo 136esimi alle Olimpiadi. Il primo giorno ci siamo incontrati con il Turkmenistan, sono molto forti. Ho fatto del mio meglio, è stato un buon gioco, siamo andati avanti un paio d'ore. Poi verso la fine ho fatto degli errori molto piccoli, però ho perso. Ma è una grande esperienza, ho visto campioni come Vladimir Kramnik, Vasily Ivanchuk. Con lui mi sono fatto anche delle foto. Con i miei ho parlato per telefono, mia madre mi dice che devo seguire i grandi campioni, di imparare da loro. Io mi metto alle loro spalle, sono fantastici. Chissà se è il destino che sceglie di seguirci ovunque. Il fatto è che a un certo punto Hamidullah accende la televisione e l'Afghanistan è in primo piano con drammatiche notizie. È il giorno dell'incidente provocato a Kabul dai mezzi militari americani, della reazione dei lanci di pietre degli afghani, degli spari dei soldati tra la folla, dei morti e dei feriti. The situation is going a little bit bad in Kabul. A Kabul la situazione si sta facendo molto grave e ora queste persone che sono state uccise dagli americani. Penso che il presidente Karzai dovrebbe fare qualcosa. Se il governo non fa attenzione, allora la gente scenderà in strada, le proteste si moltiplicheranno e poi gli americani dovrebbero fare un passo indietro, lasciare all'esercito afghano, alla polizia, la gestione di situazioni di crisi tra la popolazione civile. Mi piacerebbe che l'Afghanistan diventasse un paese tranquillo, che il primo pensiero fosse, finalmente, lo studio, non gli scontri, e non vedere più il sangue nelle strade. E allora perché non abbandonarsi un ultimo giorno a quelle di Torino, alle vetrine, che sono un richiamo a cui il 19enne Hamidullah non si sottrae. Tra Torino e Kabul ci sono 1000 anni. Noi siamo 1000 anni indietro nella storia. La prima cosa che racconterò ai miei amici è la bellezza di queste strade, degli edifici. Dirò loro di imparare a tenere il loro paese in ordine e pulito. Imparare dall'Europa, dagli europei, a tenere bene il nostro paese.